Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, primo video del 2023, spero che l'anno sia iniziato nel migliore dei modi per tutti voi. Lato canale avremo un sacco di novità quest'anno, vi voglio portare molto di più sui nostri set, si è fatto avanti qualche nuovo brand, già a febbraio succederà qualcosa. Non solo questo, anche in termini di quantità sarà un anno più ricco. Sto iniziando a collaborare con Nando75, vi metto qua il suo canale Telegram e il suo canale Instagram. Nando è veramente un punto di riferimento nel territorio di Roma, ma in tutta Italia in realtà, perché spedisce in tutta Italia, per quel che riguarda il ritiro e la rivendita dell'usato. Io vi invito a dare uno sguardo al suo canale Telegram per scoprire qualche offerta interessante e rendervi conto di come l'usato che mette in vendita lui è sostanzialmente spesso pari al nuovo, e tra le mani anche qualche anteprima interessante, tra cui degli smartphone che non arrivano sul nostro territorio. In termini di quantità vi porterò sicuramente tutti i camera phone che usciranno nel 2023. Cercherò di non saltarne neanche uno. Ma andiamo a bomba sul video di oggi. Qual è lo scopo di questo video? Beh, vorrei scoprirlo anch'io, perché è un video un po' sperimentale dove mi baserò su un sondaggio che ho fatto qualche giorno fa su Instagram, dove vi chiedevo se poteva essere per voi interessante fare uno studio dei file a PC insieme a me per andare un pochettino a capire diverse cose. Adesso io vi proporrò un pochettino di fase di confronto e di studio di questi file. Perché secondo me ha molto senso andare a farsi uno studio un po' più approfondito dei file che tirano fuori i nostri smartphone? Perché di base il mondo della fotografia da smartphone spesso ci inganna. Sono fotografie che tendiamo a visualizzare sempre e solo sui nostri dispositivi. Quando poi andiamo a vedere le fotografie sui display dei nostri PC, tutti i difetti vengono a galla. Vi voglio introdurre come prima proposta di ciò che potremo un pochettino fare lo studio degli strumenti di controllo delle nostre immagini digitali. Cosa sono gli strumenti di controllo? In questo caso ho buttato le immagini, per una questione di praticità, su DaVinci Resolve, che non è un programma dedito all'editing fotografico, bensì all'editing e soprattutto al mondo della color correction video, ma è il programma che conosco meglio e che più rapidamente mi consentiva di avere accesso a un certo numero di strumenti di controllo. Di che cosa si tratta? Per capire determinate cose legate alla quantità di informazioni, la corretta esposizione, la corretta riproduzione della temperatura, dei toni, eccetera, 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 bisogna affidarsi agli strumenti di controllo. Ve ne faccio vedere direttamente uno così capite meglio, se no è un po' più complicato. Questo ad esempio è il Waveform Monitor, è uno strumento che si usa tantissimo in ambito video, spesso è proprio sui set cinematografici. Il DIT, che è il tecnico dell'immagine digitale, ha proprio un monitor con tutti questi begli strumenti, tra cui il Waveform. Che cosa fa? Fa una lettura dell'esposizione. Questa è una scala, in questo caso in IRE, è l'unità di misura, questo ci interessa relativamente, dell'esposizione da 0 a 100, del luma della nostra immagine. Per farvela più breve, qua c'è riprodotta la nostra immagine da sinistra a destra: cielo, spiaggia, cane, spiaggia, cielo, esattamente così come la vediamo, ma proposta in valori d'esposizione. Quindi, senza andare nello specifico su che valore è corretto per la riproduzione del tono della pelle piuttosto di altro, non stiamo a fare accademia, vediamo semplicemente che tipo di lettura ha fatto il software di Xiaomi 12S Ultra, in questo caso scattata in modalità automatica, punta e scatta, rispetto ad iPhone 14 Pro. Guardate come cambia questo grafico. Vorrei farvi capire perché cambia in questo modo. La testa del cane prendiamo come riferimento, che si posiziona chiaramente qui, ad un'esposizione di 75 più o meno, ok? Mentre nel caso di Xiaomi 12S Ultra 62. 5. Quindi, ad esempio, possiamo capire che iPhone sulle riproduzioni dei volti, specialmente quando si trovano in una zona di mezzo tono, tende a schiarire, ad aprire tramite un leggero HDR non molto invasivo, devo dire, spesso molto funzionale, a volte invece molto odioso, tende un pochettino a aprire per recuperare luminosità, in questo caso sul volto del nostro soggetto. Quello che dobbiamo vedere per capire se hanno lavorato bene in modalità automatica è che nessun valore, nessun punto dell'immagine, specialmente in un'immagine come questa, dove siamo in un ottimo momento di luce, è una blue hour, non ci sono forti contrasti, è tutto molto morbido, nessun valore deve andare oltre il 100, quindi al di fuori della scala, verso l'alto, quindi verso le alte luci, bruciare le alte luci, non dobbiamo avere zone bianche,
o al di sotto, quindi non dobbiamo avere zone così scure da non aver più dettaglio. Se tutto rientra all'interno di questa scala, allora possiamo dire che lo smartphone ha lavorato abbastanza bene, al di là che poi ci sono altre 2000 cose da considerare, ma in termini di riproduzione dei toni ha lavorato abbastanza bene. E l'ha fatto sia lo Xiaomi, come possiamo ben vedere, che l'iPhone. È interessante, secondo me, ditemelo voi, fatemelo sapere nei commenti, vedere come le varie modalità automatiche lavorano in diverse situazioni. E voi mi direte, vabbè, in questo caso era tutto abbastanza visibile ad occhio nudo, ma allora questo strumento di controllo a cosa serve? A parte che non è sempre questo il caso che ci si pone di fronte. Ad esempio, supponiamo di avere diverse fotografie di una stessa situazione che per limiti tecnici, organizzazione, eccetera, sono scattate da camere diverse, in questo caso da smartphone differenti. Io però quando vado a creare il mio contenuto le voglio allineare, cioè voglio che la resa sia simile, no? Tendenzialmente vorrei che ci fosse una continuità fotografica. Come faccio? Ecco, con questo strumento di controllo intanto posso dargli una continuità in termini di esposizione, ovvero ad occhio nudo non sarò mai in grado di allineare due immagini differenti in modo che siano allo stesso perfetto livello, indipendentemente dal display. Qui potrei avere anche un pessimo display con una pessima gamma dinamica e vedere la zona del cielo totalmente bruciata, eccetera, ma il waveform sarebbe sempre lo stesso, io di quello mi devo fidare. Può essere utile se devo stampare il mio file e in maniera più generica può essere utile sul singolo file appunto per avere la certezza di essere davanti a un'esposizione corretta e non lasciarsi portare fuori strada dai nostri occhi e soprattutto dai monitor. Andiamo invece a fare un'analisi del dettaglio della nostra immagine. Vi porto su Lightroom, abbiamo a sinistra lo scatto dello Xiaomi e a destra lo scatto dell'iPhone 14 Pro. Potremo osservare assieme come si comporta in questo caso la modalità ritratto. Sarà un caso, ovviamente bisognerebbe fare un test su più foto, ma qui ad esempio quello che noto è che sull'occhio a favore macchina, iPhone, si è persa il fuoco. E questo è abbastanza grave. Però, ancora più grave, è che lo Xiaomi, sul lato non a favore macchina, si è perso proprio il soggetto, il bordo del soggetto, creando una zona impastata che tendenzialmente non è recuperabile e rende la nostra foto molto poco utilizzabile se non appunto sullo smartphone e su display molto molto piccoli. L'altra cosa che noto, qui abbiamo delle texture molto fini, molto piccole, il pelo corto del cane, qualcosa di molto difficile da catturare per la nostra lente e da riprodurre poi per il nostro sensore. Lo Xiaomi, complice il sensore un po' più grande, sicuramente si porta a casa un'immagine un po' meno impastata nel momento in cui andiamo ad osservarla un po' più da vicino. Un'ultima cosa che vi vorrei far vedere e che darebbe senso a questo genere di contenuti è il modo in cui si possono lavorare i file in RAW. E nel caso dei confronti, ciò che è più interessante sarà vedere, visto che oggi i file RAW degli smartphone sono belli cicciotti, sono file a 10 bit, a volte a 12 bit addirittura, sono file ricchi di informazioni, ricchi di megapixel, a volte anche troppi, e ricchi di megabyte, super pesanti quelli dell'iPhone 14 Pro. Guardate ad esempio questo scatto. Questo scatto l'ho fatto a Parigi con lo Xiaomi 12S Ultra ed è sovraesposto perché volevo creare questo effetto mosso intorno al soggetto. Ho dovuto aprire quindi l'otturatore, non avevo un filtro ND con me e necessariamente ho cercato il compromesso migliore tra l'effetto che volevo ricreare e l'esposizione. È tutto bruciato sullo sfondo. Se questa foto fosse scattata in JPEG non potrei recuperare assolutamente nulla, ve lo garantisco. Nel momento in cui ho scattato il RAW, vediamo cosa succede. Ok, facciamolo in maniera molto grossolana. Voglio andare a recuperare la corretta esposizione il più possibile. Vediamo fino a dove possiamo arrivare. Ecco qua, qualcosa di super grossolano ma che ci rende l'idea. Una foto che era totalmente inutilizzabile ha sostanzialmente recuperato un numero di informazioni tale da cominciare a renderla utilizzabile. Questo ci fa rendere l'idea dell'importanza di scattare RAW. E ragazzi, fatelo, cioè a meno che non siete a casa della zia a fare le foto del compleanno, scattate in RAW, perché sì, occupano molto spazio i file, ma foto che altrimenti buttereste probabilmente le potrete recuperare. Abbiamo la fortuna di essere nell'epoca del digitale, di poterlo fare, abbiamo la fortuna di avere degli smartphone che adesso ci forniscono dei file molto molto cicciotti. Avete la prova davanti agli occhi, scattate in RAW. Vediamo un altro esempio sulle basse luci invece, ovvero su una fotografia. Eccola qua,
dove ho scelto di rimanere un po' sottoesposto per quanto riguarda il soggetto perché volevo preservare tutte le alte luci. Ricordate sempre che è più facile recuperare, avere un recupero sulle ombre rispetto che sulle alte luci, soprattutto con dei mezzi così limitati come gli smartphone. Vediamo cosa succede se voglio, se io volessi recuperare le ombre sul soggetto. Scatto in RAW, guardate qui. Praticamente ho tutte le informazioni. Poi lo Xiaomi lavora in maniera, secondo me, abbastanza incredibile, ma non è neanche così impastato, anzi non è per niente impastato. La resa è naturale, non ha lavorato con l'HDR invasivo, eccetera, eccetera. Non era di per sé uno scatto pronto, come sarebbe stato in modalità automatica, ma uno scatto ricco di informazioni. Quindi io poi liberamente posso andare a giostrarmi il mio editing con una perdita di qualità che è minima rispetto ai limiti della macchina. Ricapitolando, ciò che potremo un po' scoprire durante l'anno è l'utilizzo degli strumenti di controllo, sia a livello specifico che sulle varie casistiche, come si utilizza lo strumento di controllo e in quali casi si utilizza. Potremo andare a fare dei confronti poi specifici su come lavorano in termini di dettaglio i vari smartphone, ma soprattutto fare un confronto dei file RAW e capire quale smartphone mi permette di lavorare meglio e di poi portare a casa la qualità migliore. Fatemi sapere cosa vi interessa di più, commentate qui sotto, mi raccomando, rispondo a qualsiasi domanda. Vi ricordo che per aiutarmi vi basterà mettere like a questo video, se vi va seguire il canale e seguire anche le mie pagine Instagram e TikTok. Noi ci vediamo al prossimo video, faremo un focus su una di quelle che secondo me saranno le evoluzioni principali di questo 2023 e delle fotocamere dei nostri smartphone, e che dirvi se non a presto.